essere fatto con l'assicurazione. Ciao, per chi non mi conosce, io sono veramente imprevedibile, poi con la mia età mi posso permettere tutto, anche adesso sono finalmente libera, perché magari qualcuno può dire poverina vecchia, ma quindi io mi permetto tutto. La mia arte è una grande passione per la natura, come dice lei, per tutte le cose che mi circondano. Poi questa passione è aumentata per l'età. Io ogni oggetto per me è qualcosa che ci amano. È un rapporto bellissimo perché umanizzo tutto. A volte mi faccio questa domanda, sono le cose che hanno un'anima o sono io che do l'anima alle cose? Perché anche se vedo, che devo dire, una cosa stupida, così io mi faccio dove è nata, chi l'ha fatto, comincio dalle pietre, per esempio, io adoro le pietre, i sassi raccontano la loro storia, e per me quando vedo un sasso è un qualche cosa di sacro, tanto è vero che ho comprato una pietra con casa e ho provato a dormire dentro a questa pietra e si ha l'impressione di dormire proprio dentro a un utero, perché chiuse le porte la pietra ti accoglie, è una cosa favolosa, una sensazione meravigliosa. Adoro le pietre, poi il calcio, cioè, sono un ottimo manuale, cioè, io mi metto la casa, mi metto le mattonelle, mi costruisco pure abusivamente e quindi calcio, cemento, gesso, asfalto, tutte queste cose mi aggiorno, io non vado dal gioielliere, io vado dal filato, da tutti questi per sapere un po' l'ultimo cemento, l'ultima calce, l'ultima cosa, proprio. Allora, questi elementi con i quali io parlo e li conosco diventano parte di me. E io ho fatto una specie di società con tutte le cose, il vetro, il ferro. Per dirvi una cosa, mio marito aveva tolto lo scaldabagno qui in calcare, col secchio. Dove vai? Ma da buttare. No, questo c'è una vita per fare il calcare, ma tu... E io ho fatto un quadro dove ci sta, poi i miei quadri sono astratti, perché i quadri sono lo specchio di chi osserva. Io faccio un quadro e chi osserva deve trovare se stesso nel quadro. E poi trova anche me, questo è secondario. Ma nel quadro è bello non dare il titolo, perché quando dai il titolo sei condizionato, devi cercare la cosa che sta nel titolo. Invece guardando il quadro uno trova se stesso. Io ho fatto anche una prova, ho messo un quadro con una specie di onda, diciamo, era una Madonna per me. Poi l'ho messo esposto e ho detto a ognuno che cosa ne pensi? Il marinaio ha trovato proprio il mare. L'onda del mare, per me era una Madonna. Poi è venuto, addirittura il medico ha trovato l'utero. Ha detto, ah, questo, ma com'è brava, lei è andata proprio alla fondamenta della nascita. E io imparo, perché io non lo so che ho fatto quelle cose. Allora nel quadro ci sta il mondo in terra, c'è l'osservatore, ci sta il profagio, il frigo, c'è la materia di energia. Al 50% ho fatto questa società con la materia, cioè io non la domino la materia perché la lascio fluire, mettere una goccia e lasciarla scendere e la sa disegnare benissimo, che fa degli effetti, delle cose meravigliose. Allora io la lascio fluire e poi io ci metto fluire e insieme siamo un'immensa energia. Io sono tanta energia che sorge dalla terra, mi piace zappare, di un albero vado a vedere le radici dove arrivano, voglio arrivare in cielo, vedere il cielo. Sono felice perché amo la natura e la natura mi dà tanto. E adesso che sono anziana, e voi che siete giovani, vi posso dire che c'è ancora tanto da scoprire. Forse in gioventù si pensava solo a qualche cosa particolare, adesso che si è anziani, il mondo è immenso. Possiamo fare tanto. Io vi auguro a voi veramente di essere felici con questo libro.